Serie A arriva agli ultimi 100 minuti di un clausura corto ma di rara intensità. Si affrontano oggi Real Brodolini contro Accidenti, due squadre che sono a caccia di punti importanti, punti preziosi per cercare di conseguire la zona playoff. È un ultimo treno per Accidenti, è un'occasione colossale per il Real Brodolini, anche se oggi manca il portiere Alessandro Dolci, ma non c'è tempo di fare calcoli, c'è soltanto tempo di provare a giocarsi questa partita e di provare a vincerla per tutte e due le squadre fino in fondo, perché un punto oggi serve veramente a poco. Da San Mattino Sporting Club, sono Marco Rompietti, questo è Real Brodolini contro Accidenti. Dotto ingaggia il primo duello, Dotto calcia! Non sono passati neanche 15 secondi di gioco, Emanuele Dotto con una giocata delle sue sull'auto di destra incrocia la conclusione, si è il gol del vantaggio, avanti Real Brodolini subito in partenza. Ricci ha capito tutto, Ricci salta l'avversario, conclude sul fondo, Cianfruglia ha capito tutto, ha bloccato l'azione, numero di Almadori, attenzione Francesco Almadori che si innesta in velocità, Almadori si porta sul destro, incrocia, un pezzo di bravura di uno dei giocatori più talentuosi di tutto il Tannelli. Attenzione che riparte velocissimo Emanuele Dotto, che va a servire da qui Almadori. Almadori, numero di Almadori, farà ancora una volta Marcelli, poi nel batti e ribatti ne consegue un gol lonzo di Bottaro, un gol alla Bottaro perché è un giocatore che ci crede sempre, ma quello che sta facendo fin qui Francesco Almadori è qualcosa di delizioso in questa di gara. Stando anche Roce Bottaro, Fagotti va da solo e Santocchi compie un grande intervento. Attenzione, attenzione con Almadori che va velocissimo, Almadori è una sentenza, Francesco Almadori. Il Real Brodolini va che una meraviglia, soprattutto in contropiede, ma è tutto troppo semplice per questo Real Brodolini che trova delle praterie sconfinate lasciate dai giocatori Accidenti. Almadori fa così la 3-0, la doppietta per... Dotto su Cianfruglia, Cianfruglia conclude, Almadori interviene e segna l'hattrick personale. È praticamente andata a correggere il tiro di Cianfruglia, che francamente non sarebbe stato utile a impensierire Marcelli, lo controlla, è tutto solo, si gira, segna 4-0. Dotto si coordina, cerca di andare alla giocata con la Dotto che si libera! Altro grande incrocio, ancora gol 5-0, una mattanza, Emanuele Dotto ancora a segno, è un grandissimo gol. Almadori esplode un altro grandissimo destro a distanza, 6-0. Accidenti non c'è, il Real Brodolini là ci va a nozze, nonostante non ci sia un portiere di ruolo nella formazione del Real Brodolini. Arriva quest'altra sentenza di Francesco Almadori. Spina calcia con la punta, la tocca Ricci! Spina il bolide, la palla viene deviata, Ricci ci si avventa, va giù. Ed è tutto regolare sul direttore di gara. C'è stato un contatto tra Bottaro e Ricci, se l'arbitro non è calcio di rigore. Visini si accentra, serve Ricci con solo, si gira Ricci! Santocchi ancora, cerca il numero di Visini, Ricci riesce a entrare, ancora Ricci sul fondo, c'è anche una sorta di piccola maledizione sotto porta per Accidenti che è sotto 6-0, finisce qui il primo tempo. Lo chiude ancora una volta un energico Cianfruglia e siamo ancora un 3-2. Ancora una volta interviene qui Almadori che la gioca corta su Cianfruglia, la parata di Marcelli che si aiuta anche col palo. Da questa tratta con Almadori che va in contropiede, Almadori destra sinistra, Almadori insiste, conclude Almadori e va a segnare. Dopo il palo di Ricci arriva anche il gran gol ancora una volta di Francesco Almadori, poker personale, 7-0. E sembra una sentenza totale questa del Real Brodolini nei confronti di Accidenti. Ricci che non riesce a fare di turno, ma la palla arriva ancora lì, Ricci si gira e finalmente stavolta riesce a sfatare il tabù. Gol del 7-1 segnato Federico Ricci, qualche prova quantomeno a riaccendere la sfida. Tiro di Fagotti sul palo, un altro legno. Incredibile, Dotto di tenta calcio d'angolo. La palla va a cavallo e poi va in porta. 8-1, veramente una situazione che continua a essere anche surreale se vogliamo. Dotto ha sfoderato un gol di suoi perché Dotto ci l'ha queste giocate, le prova. Niente Almadori. Si propone Cianfruglia. Cianfruglia conclude e va a segno anche lui. Anche in gol Cianfruglia, il gol del 9-1. Si è andati in cost to cost, ma la sensazione è che Accidenti già da un bel pezzo abbia staccato la sfina. Il gol che aveva accorciato le distanze sembrava soltanto una chimera. Cianfruglia segna anche lui. Almadori cerca di entrare sul suo destro e spada un altro grandissimo destro. Gol del 10-1, un'altra gemma di Almadori. Credo di aver perso il conto dei gol che ha fatto Almadori in partita fantascientifica. Attenzione a giocata di Almadori, ha pescato un angolo impossibile, un gol fantastico ancora di Francesco Almadori, un altro gran gol. Sfina intanto va a segnare, tutto solo riesce a segnare Matteo Sfina che insacca il pallone da buona posizione. E
Dotto va a ribadire il pallone in porta, segna Emanuele Dotto con questo tap-in sotto porta. Inizia Sfina che aggancia il pallone a tu per tu con Sfina, tocca su Ricci, sul palo, ancora palo, doppio palo di Ricci, c'è stata anche la deviazione. Ricci, pallonetto dentro, Dotto interviene con un braccio del calcio di rigore in favore degli accidenti. Ricci va a segno. Attenzione, la palla verso Ricci, Ricci cerca di mettere il portiere che invece non c'ha bocca, infatti viene chiuso, ci trova ancora Visini che ha spazio per poter concludere in porta, ci riesce. Sì, anche Michele Visini, almeno una gioia personale per il numero 10 al ritorno in campo dopo un lungo out. Insiste Almadori verso Massimo Dolci, chiuso. Ormai la partita ha praticamente un filone insostenibile, illegale devo dire. Come illegale è questo bel gol che chiude la sfida da parte di Matteo Sfina, nel senso che nel finale le due squadre hanno giocato veramente alla sfaranina, stravince il Real Brodolini e per accidenti è una sconfitta preoccupante anche in ottica di prospettiva, c'è un clima di distesa a fine gara. Quello che invece è certo ora è che il Real Brodolini continua la sua cavalcata trionfale e ha messo un piede e mezzo nella zona playoff.